Mattinata di Natale in compagnia dei volontari della Croce Bianca di Brescia e dei Vigili del Fuoco nel distaccamento di San Polo. Ai nostri microfoni le loro esperienze e l'invito a donare del tempo a favore di chi ne ha bisogno, prima di salutarci con l'augurio per un sereno 2015. È un'esperienza forte, un'esperienza unica. Ci sono un sacco di volte in cui non si ha voglia di venire, ma poi ci si alza e si viene insieme a tutta la squadra, agli amici. A tal proposito ringrazio i miei bambini che oggi, il giorno di Natale, sacrificano la loro mamma, però insomma siamo qui. Un lunedì ogni 15, poi ci sono le festività e le domeniche, 4 all'anno, quindi si riesce anche a gestire bene questa cosa. C'è il sito della Croce Bianca, dove si può avere tutte le informazioni necessarie, e poi noi abbiamo adesso attualmente c'è il corso in essere ed è una volta all'anno e comincia a gennaio, quest'anno è iniziato a gennaio. È un corso decisamente lungo e impegnativo sia dal punto di vista del tempo e comunque dello studio, e poi viene rilasciato dopo un esame, qui c'è un'istruttrice che mi può dare delle informazioni più esaustive, comunque viene rilasciato un corso dalla regione per cui tu sei a tutti gli effetti un addetto pubblico servizio e certificato dalla regione, insomma. Durano all'incirca 5-6 mesi, sono corsi in due step, uno da 40 ore nel quale si ha l'abilitazione per l'utilizzo del defibrillatore per fare trasporti secondari, e quello poi a completamento di 78 ore che quindi si arriva a 120 per diventare soccorritore certificato per poter uscire in emergenza. I servizi comunque a completamento che fa Croce Bianca sono anche trasporti secondari, trasporto di sangue, servizi per le ragazze di strada, servizi missioni estere, sono molteplici. Allora, visitando il nostro sito che è crocebiancabrescia.org, ci sono le coordinate bancarie, un IBAN bancario per fare donazioni o un conto corrente postale sempre per fare donazioni. Quelle chiaramente fatte con il canale diretto della banca, si ha una ricevuta, sono deducibili dalle tasse per uno che ha un'impresa, aiutano a fare un bilancio della Croce Bianca, che purtroppo negli ultimi anni, questi anni di crisi, hanno creato crisi a tante persone. Anche la Croce Bianca, chiaramente avendo tante spese, ha sempre bisogno di tante donazioni. Noi abbiamo tante spese per poter tenere in piedi tutti i nostri servizi, che come ha spiegato prima la mia collega comunque sono molteplici, rivolti anche alla cittadinanza, e quindi comunque a noi interessa fare tanti servizi per la cittadinanza, però queste cose hanno un costo e quindi abbiamo sempre bisogno di tanti aiuti. Chi volesse venire anche solo per aiutare a fare tante altre cose che non sono i servizi di emergenza, per chi non se la sente, noi appunto, come diceva la mia collega, facciamo anche tanti servizi, come anche solo il trasporto farmaci alle persone che non possono uscire di casa, il trasporto dializzati, tutti questi servizi magari minori come impegno, però comunque sempre importanti per la cittadinanza. La Croce Bianca, tutti insieme, compreso i nostri distaccamenti, siamo sul migliaio di persone. Sì, donazioni, i servizi di 118, l'ASL ce li riconosce, quindi comunque abbiamo un forfè all'anno di entrate da questi servizi impegnativi, diciamo. Poi abbiamo il trasporto dialisi, che qualcosa ci riconosce anche in questo caso il comune, e chiaramente tutto il resto sono donazioni. Diciamo che l'impegno è nato a seguito di una triste avventura che ho vissuto 6 mesi prima che iniziassi a fare questo servizio, perché sono andato a cercare un ragazzo che era scappato di casa e purtroppo l'ho trovato all'Istituto di Medicina Legale di Roma, che si era buttato sotto il treno. E la soddisfazione, tra virgolette, che ho provato nei confronti dei genitori di questo povero ragazzo che aveva 20 anni, la riconoscenza, e ho apprezzato molto l'aver dato una mano agli altri, e quindi mi ha invogliato a entrare in questa associazione con la quale ho diviso quasi tutta la mia vita. Adesso mi resta ancora qualcosa, spero che questo... Era solo perché conoscevo un amico che era in Croce Bianca e mi aveva chiesto se potevo fare la volontaria, visto che potevano entrare le donne nel 1980, e così sono entrata. Io sono entrato nel 90 in Croce Bianca, anch'io per un amico, che ancora lui è ancora in Croce Bianca, e da allora mi sono appassionato a questo volontariato. E diciamo che fino a un po' di tempo fa facevo anche i turni notturni del lunedì, adesso per lavoro sono sempre in giro, però le feste, le domeniche, i sabati e Natale soprattutto, quello ci tengo particolarmente. È bello perché comunque si entra in una squadra, questo è un gioco di squadra, e fa piacere dopo tanti anni avere ancora tanti colleghi, io li chiamo, che sono qui da prima di me, che una volta avevano i capelli neri, adesso hanno i capelli bianchi, e credo che anche i giovani in questa esperienza possano trovare il loro perché.
Sì, dal 1979 faccio parte dell'associazione Croce Bianca Brescia. Volontario, contento e felice di aiutare chi ha bisogno. No, beh, mollare mai, anzi facciamo parte di una bellissima squadra. Come hai sentito dei colleghi eccezionali, la nostra è una grande famiglia e più passano gli anni e ci invoglia a proseguire questo cammino che abbiamo intrapreso tutti insieme. Francesca, Duenia, la Anna, tutti quelli che sentiti, Claudio che viene a darci una mano, anche se fa parte di un'altra squadra, però viene anche lui a darci una mano, quindi si prosegue in questo bellissimo cammino, trascurando anche le nostre famiglie, perché alcuni hanno i figli come la Francesca, ha due bambini a casa, un marito a casa, e altri, io ho una figlia, e quindi trascuriamo il Natale, siamo qua a far del bene, aiutare chi ha bisogno e proseguiamo questa strada, dai, vediamo, ma mollare mai. I Vigili del Fuoco fanno parte da qualche mese, vengono qui, hanno un distaccamento fisso qui alla Croce Bianca qui di San Polo, in via della Maggia, dove anche per loro durante la settimana è difficile attraversare la città, visto il caos adesso del traffico che c'è. Quindi partendo da qua hanno più agibilità anche accedere alla tangenziale, all'autostrada, alla Brebe Mi. Quindi adesso per esempio sono in Viale Piave, però ecco, ma noi è una grande famiglia, anche con i Vigili del Fuoco si fraternizza, si chiacchiera, abbiamo bevuto e mangiato il Pandoro prima insieme, quindi è una bella cosa. Più avanti stiamo migliorando. È un ottimo miglioramento quello che abbiamo avuto qua in collaborazione con la Croce Bianca. Noi comunque siamo qua dalla fine di settembre, saremo qua fino al 31 ottobre 2015 con dei fondi in ore straordinarie stanziati dalla Regione Lombardia per l'Expo 2015, e quindi questa è una zona strategica, questo noi lo chiamiamo il distaccamento di San Polo, dove abbiamo rilevato una buona posizione, qua siamo in una buona posizione per quanto riguarda gli interventi fuori, anche fuori della provincia di Brescia, con dei comuni che ci dà la centrale di competenza. Guardi, se devo essere onesto, questo servizio qua, secondo il mio punto di vista, deve essere portato anche in un servizio notturno, ma poi alla scadenza dell'Expo 2015 io auspico che il comando di Brescia riesca ad avere un presidio fisso, che poi che siamo ospitati qua ancora alla Croce Bianca oppure, ma comunque necessita in una città, in una realtà produttiva come la città di Brescia necessita, perché sennò altrimenti la città di Brescia verrebbe coperta solo dalla centrale di Via Scuole. Fatto con passione, altrimenti non si riesce ad arrivare a certi risultati, e posso dire che per noi è come una seconda famiglia. Ho partecipato anche oggi, come tutti i giorni, all'intervento che è stato fatto dell'incendio appartamento. Si è risolto, come già hanno anticipato i miei colleghi, tutto per il meglio. L'importante è quello. L'importante è portare a casa il lavoro svolto, che nessuno si faccia male. A tutti voi, ai tuoi ascoltatori, a tutti quelli che seguono la vostra emittente, buon Natale e felice anno nuovo dalla Croce Bianca di Brescia, nona squadra.